che è sinonimo veramente della tradizione del Natale, ma non solo poi italiana, punta al digital, perché abbiamo visto il progetto Officine, abbiamo visto poi i progetti Facebook. Ecco, cosa vi aspettate da questa strategia che mi sembra poi punti alla ricerca di nuovi target? Anche, ma non solo, nel senso che giustamente Bauli ha fatto la storia un po' della comunicazione tradizionale per eccellenza, quindi insomma negli anni, sia nei momenti natalizi che durante tutto l'anno, gli spot di Bauli hanno un po' segnato quello che era la presenza in TV del nostro mercato. Diciamo che più che una vera e propria rivoluzione nell'approccio digitale è, secondo me, un'evoluzione abbastanza naturale di quello che il marketing dovrebbe fare. Cioè, nel momento in cui si parla di aziende che hanno la necessità di arrivare a grandi numeri di persone, e sarebbe un pochettino così miope il fatto di non pensare ad utilizzare nel modo corretto quei canali dove il target un po' più giovane, che magari nel tempo è stato anche meno esposto a quelli che erano i messaggi di marca, vive costantemente connesso tramite social, Facebook, cellulare e quant'altro. Come lo si affronta però questo tipo di canali? Nel senso che a volte sembra quasi una dicotomia, no? Essere tradizionali, essere anche ecumenici, come una marca come la vostra, insomma, è stata sino ad oggi, o giustamente per proprio DNA, a calarsi poi nella rete che di solito è un po' più, insomma, meno educata tra singolette. Sì, è vero. Diciamo che la nostra strategia vuole provare a mettere al centro di quello che è proprio la strategia editoriale, piuttosto che i piani social e quant'altro, quelle che secondo noi potrebbero essere le aspettative di una persona nei confronti di una marca come la nostra. Quindi anziché magari avere l'approccio di campagna per cui la marca ha un suo messaggio e prova a divulgarlo il più possibile ovunque, stiamo cercando di identificare quelle che possono essere le persone, ma soprattutto i momenti in cui queste persone vogliono entrare in contatto con noi e di conseguenza fornire quelli che probabilmente sono i contenuti migliori per quel momento, in quel canale, in quella situazione. Rispetto ai partner di comunicazione tra on e offline, chi detiene poi le redini? Perché ne avete diversi. Sì, diciamo che allora, per garantire consistenza e la qualità che ci aspettiamo in quelle che sono tutte le comunicazioni della marca, in questo momento il pallino ce l'abbiamo noi. Nel senso che ovviamente è molto più semplice all'interno dell'ufficio marketing riuscire così a condividere informazioni piuttosto che spunti su possibili nuovi progetti. Quello che stiamo vedendo è che in generale le agenzie di comunicazione stanno iniziando a strutturarsi per rispecchiare un pochettino questo approccio che sarà sempre più, diciamo, agnostico dal punto di vista media. Si penserà a un messaggio che la marca può interpretare nel modo migliore e i canali verranno di conseguenza. Rispetto invece ai numeri, quanto investite in comunicazione e le percentuali, insomma, come cambia il peso del digital, della TV rispetto a ieri? Ma allora, diciamo che di percentuali nostre ovviamente non posso dire nulla. Quello che dico è che sicuramente siamo abbastanza in linea con quelle che sono un po' le analisi del mercato food per quanto riguarda gli investimenti. Quindi solitamente nelle varie presentazioni si vedono percentuali che vanno dal 15 al 20% e all'interno un programmatic che piano piano sta aumentando. Solitamente si parla del 25%, quindi. Ma il digital dà già redemption, risultati, insomma, sposta le vendite allo scaffale? E è una domanda che secondo me si stanno ponendo in tanti nel settore. Diciamo che sicuramente rispetto a settori un pochettino più vicini al momento d'acquisto, quindi tutto il mondo dei servizi piuttosto che tutto ciò che viene venduto online, abbiamo una difficoltà in più. Non siamo a contatto diretto con le persone nel momento in cui effettuano l'acquisto. Quello che però stiamo vedendo è che lavorare in maniera organica e molto consistente sul valore che la marca può divulgare anche online porta un affetto maggiore nei confronti della marca e di conseguenza nel momento in cui bisogna scegliere qualcosa dallo scaffale probabilmente un ricordo c'è. E in linea con tutto ciò, quali sono i vostri progetti futuri? Insomma, come vi muoverete se non una comunicazione integrata? Diciamo che stiamo lavorando molto per fare in modo che ogni marca abbia, in un qualche modo si ritagli quello che potrebbe essere il suo ruolo rilevante per le persone anche online. I prossimi progetti, diciamo che sono quasi pronti per essere visti da tutti, sono sicuramente il progetto che stiamo portando avanti su Girella con Userfarm, per cui abbiamo attivato una call video, come viene chiamata da loro, per anche in questo caso provare a vedere, di raccogliere video con un punto di vista diverso rispetto a quello che magari persone che lavorano nel reparto marketing o comunque nell'agenzia di comunicazione standard potrebbero portare. E poi stiamo lavorando molto anche su Doria, nel
dove stiamo in un qualche modo rivedendo quella che potrebbe essere la presenza online, sia social che di proprietà vere e proprie, e la settimana prossima lanceremo il nuovo sito, molto in linea con tutto quello che è il posizionamento di marca, quindi se la marca rappresenta il bello della semplicità, il sito non poteva essere complicato, giustamente. E dal punto di vista invece dell'offline, insomma, la campagna di Natale mi sa che è già in lavorazione, sì. Sì, sicuramente, insomma, i colleghi che lavorano sulla parte marketing un po' più tradizionali sono alle prese con piani media piuttosto che decisioni da prendere. Però. Dal punto di vista digital, agenzie con cui lavorate? Sono diverse, perché in questo momento diciamo che l'approccio è stato quello di andare a cercare dei partner che fossero molto forti nella tipologia di attività che avremmo dato, diciamo, in affidamento loro, quindi come agenzia macro di comunicazione abbiamo Sacci & Sacci per tutto il gruppo, come agenzia social per quanto riguarda Bauli e Buondì abbiamo Ambito 5, che è di fatto... È riuscito anche il progetto Croissant, esatto, no? Esatto, per quanto riguarda invece Girella e Doria ci appoggiamo su MRM. Tornando insomma dal punto da cui eravamo partiti, il progetto Officine, che avete curato tra l'altro con Aida Partners, Ogilvy PR, ci racconta un po' i contorni. Sì, allora è un progetto in cui noi crediamo molto, perché ci darà la possibilità, diciamo, di lavorare su due fronti. Il primo fronte, molto importante a livello più istituzionale, è il fatto di poter in un qualche modo premiare quello che è il talento cinematografico italiano e aiutare questi ragazzi che sono ancora giovani, un po' inesperti, a farsi le prime ossa su un qualcosa che poi davvero li aspetterà nel mondo del lavoro un domani. Dall'altra parte è sicuramente una strada nuova, anche per noi un tentativo per riuscire ad avere in parallelo quello che è la comunicazione classica TV, che deve continuare a fare quel mestiere, sappiamo che le persone apprezzano tantissimo quell'approccio per i canali tradizionali, iniziare a parlare a un target un pochettino più giovane, quindi magari tutta quella fascia di età tra i 18 e i 35 anni che in un qualche modo magari non si rivedono così tanto nello spot tradizionale e che vedono sempre meno televisione e che quindi, insomma, la magia del Natale può anche per loro avere valori molto profondi che però magari vengono vissuti in momenti diversi, in situazioni diverse da quelle standard.